stazione di pesca siamo dotati di quattro canne che caleremo a quattro profondità diverse. Quindi sicuramente le due estreme le andremo a calare sui 30-35 metri e poi man mano a risalire. Andiamo a mettere in pesca la prima canna, naturalmente quella esterna, e seguiremo il classico innesco a T. Quindi bisogna infilare l'amo nella pancia della sardina, dopodiché prendere un'altra sardina, infilarla per l'occhio e far passare il tutto nella spina dorsale del pesce. Ed ecco eseguito il classico innesco a T. Andiamo a calare la canna. Alla prima giunzione che noi abbiamo effettuato con il windon andiamo a posizionare il primo palloncino. Ci serviremo degli elastici e andremo ad eseguire la bocca di lupo. Stiamo facendo tutto in diretta. Ecco qua, abbiamo inserito il piombino, lo avvolgiamo alla lenza per fare in modo che l'elastico non trasmetta delle vibrazioni diverse, e andiamo a caldare. Questa canna qui la caleremo a 35 metri di profondità, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33, 34 e 35. Andiamo a posizionare il nostro palloncino che avrà la funzione di stabilizzare la distanza che noi gli abbiamo dato. Sempre la bocca di lupo, abbiamo sistemato il palloncino e provvediamo ad allontanare il tutto. Chiaramente dobbiamo cercare di mettere la nostra esca in scia della pattura che il mio caro amico Gianni sta buttando in acqua. Comunque questa canna la posizioneremo a una sessantina di metri dal gommone e sarà comunque la canna più profonda e più lunga. Proviamo a controllare se la frizione è tarata nel modo giusto. Solitamente vengono tarate ad un terzo del carico di rottura. La prima canna in pesca, provvediamo a mettere la seconda canna. Naturalmente proviamo a cambiare innesco, facciamo un innesto semplice con una mezza sardina. Eccolo qua. Un innesco molto catturante, perché noi pasturando con dei mezzi pezzettini di sarda, il tonno quando vede una mezza sardina così è più invogliato. Allora, questa canna la caleremo a 25 metri di profondità, sempre così, con lo stesso così sistema, un piombino, in questo caso di 100 grammi, solita bocca di lupo, lo andiamo ad inserire sulla lenza e provvediamo a contare 25 metri, 1, 2, 3, 24, 25, e adesso ci applichiamo il palloncino. Bocca di lupo e i miei tifosi mi passano il palloncino. Mettiamo in pesca la seconda canna. Questa l'allontaneremo circa 40 metri dall'imbarcazione, proprio per avere un assetto a scalare, in modo da cercando di incrociare sempre la scia delle sardine. Tariamo anche la seconda canna e anche questa è in pesca. Una particolare attenzione che i fili non si accavallano sul puntale, altrimenti è rottura sicura. Seconda canna in pesca e adesso provvediamo a calare la terza canna. Queste ultime due canne, quindi la terza e la quarta canna, le metteremo in pesca in modo diverso, di cui una verrà messa giù sui 20 metri solo ed esclusivamente con il piombo, mentre la terza con 20 grammi di piombo a volantina.
qui effettuiamo un altro tipo di innesco solo con una sardina, sempre stesso sistema, lo facciamo passare attraverso la pancia risalendo su e andando dietro la spina dorsale. Ecco qui effettuato il secondo. Adesso proviamo a calare, mettere giù la canna. Siamo arrivati al wind on, piombo, solito elastichino, e qui andiamo ad inserire un piombino di 30 grammi per avere un innesco un po' più naturale. Questa la posizioneremo ad un'altezza di 20 metri senza l'ausilio del palloncino, quindi l'abbiamo proprio in scia nelle nostre tarde. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20. Anche qui andiamo a tarare la frizione. Perfetto. Terza canna in pesca e adesso andiamo a mettere in opera la quarta e ultima canna. Questa la metteremo in pesca senza piombo e quindi al volo, la cosiddetta volantina. Quindi se nel caso il tonno dovesse risalire la scia delle nostre sarde e non ha incocciato in una di quelle messe a varie distanze, può darsi che in superficie riesca ad abboccare la nostra esca. Ecco qua, questa la mettiamo anche questa senza testa, già in una forbice, grazie. Prego. È come un'operazione, vedi, ci sta il chirurgo e l'assistente. Ecco qui, gli abbiamo troncato la testina, è un innesco che abbiamo fatto vedere precedentemente. Comunque ci sono svariati tipi di innesco, a volte se c'è tanto corrente c'è bisogno di usare file elastici e roba del genere, ma non è il nostro caso. Questa gli diamo 25 metri di filo senza mettere nessun piombo, al volo. Ecco effettuato. Praticamente adesso noi stiamo continuando nella pasturazione, abbiamo anche attivato il tritasarde proprio per cercare di far andare in scia qualche pesce. Noi adesso stiamo appunto costruendo tipo un'autostrada di sarda dove diciamo il tonno, se nel caso dovesse passare nei paraggi, va risalendo questa scia fino ad arrivare alle nostre esche. Bisogna tenere presente una cosa, che noi adesso stiamo pescando su una battimetrica di quasi 70 metri. Però non pensate che le sardine che noi buttiamo in acqua raggiungano il fondo. Questo sistema qua è, le sardine raggiungono i 35-40 metri di profondità, dopodiché si stabilizzano, perché il peso specifico della sardina con la pressione dell'acqua non riesce a farlo andare giù a fondo. Niente, siamo in assetto, le condizioni del meteo, le condizioni di corrente sono perfette, stiamo aspettando il famoso strike, il famoso canto dei nostri mulinelli. Speriamo bene.